stati chiamati, a ragione, i signori del mondo. Gli uomini hanno domato gli animali selvaggi. Gli uomini sono penetrati nel profondo della giungla e hanno potuto osservare la luna e i pianeti. Ma c'è ancora un posto sulla Terra dove nessun uomo ha mai messo piede e non ha mai potuto sbirciare. Allora io gli ho risposto come si meritava. Caro mio, gli ho detto, ma che mi credi di essere? Come va, cara? È passato. Sai, va e viene. Che seccatura. Beh, non è una cosa grave. Però ti rende nervosa. Sai cosa dice sempre il mio medico? Che non c'è da preoccuparsi. Ma io mi preoccupo. Vai da Vanguard. Stammi a sentire. Il dottor Vanguard è l'uomo che fa per te. Non ricominciare con quel Vanguard. Non voglio farmi psicanalizzare. Oggi le va di moda. Oggi lo fanno tutte. Ma io sono una donna normalissima. Ma cara, è di una noia mortale. Mia cara, non parlare così di te stessa. Neanche per scherzare. Sul serio, Jill. Vai dal dottor Vanguard. Ha fatto miracoli con Molly McLean. Lo sapete che soffriva di claustrofobia e non entrava mai in ascensore? Una vera tragedia per una persona che abita al piano attico. E il dottor Vanguard l'ha guarita? Pare di sì. Ho letto ieri sul giornale che è fuggita col ragazzo dell'ascensore. Molly McLean! Il ragazzo dell'ascensore. Che... Sono la signora Becker. Lo so, la signora Tollens mi ha telefonato. Vuol sedere, prego. Signora Becker, il suo nome? Jill. Jill Becker. 74 Park Avenue. 74 Park Avenue. Quanti anni ha, signora Becker? 22. A me può dirlo, signora Becker? 24. Ah, grazie. Dottore, sarò sincera con lei. Io sono convinta di non avere assolutamente niente. La penserà in maniera diversa quando uscirà dal mio studio. Lo sa, la maggior parte delle persone non si conoscono, per niente. La loro vera personalità è un continente misterioso. Ora, quello che cercherò di fare è presentarla a se stessa. Lei farà conoscenza col suo io interiore. Non è felice di conoscersi? No. Sa, sono molto timida. D'accordo, mi parli del suo problema. Vede... Non posso mostrarglielo al momento perché... Ora va, ora viene. Oh, ora va e ora viene. Eh sì, è così purtroppo. E se ne va ogni volta che sono da un dottore. Quando io vengo qui, se ne va. E quando me ne vado, lui ritorna. Signora Becker, comunque venga e comunque vada, non può negare che la cosa la preoccupa. Quindi abbandoni tutte le sue inibizioni, lasci libero il suo inconscio e si confidi con me. Che cosa è che viene e se ne va? È il singhiozzo. Il singhiozzo? Sì. Ogni volta che ho i nervi o sono irritata mi viene il singhiozzo. È davvero spiacevole. E qualche volta anche molto imbarazzante. Beh, naturalmente è prematuro fare una diagnosi, ma è evidente che il suo disturbo dipende dalle condizioni nervose. Scopriamo la causa di questo nervosismo. Mi pare ragionevole. Grazie. Vuole accomodarsi nell'altra stanza? Strano. Non trovo niente di strano nella sua infanzia. Esaminiamo la sua vita attuale. Proviamo a guardarla attraverso una lente. Osserviamola in ogni dettaglio. Signora Becker, è sposata, vero? Sì. Quando si è sposata? È 19 anni. Da quanto tempo è sposata? Da 6 anni. Con lo stesso marito? Sì. Ah. Dottore, mi creda, il mio matrimonio va benissimo. Può cercare per tutta Park Avenue, non troverà una coppia più felice. Mi scusi, ma è mio dovere esplorare qualsiasi via, specialmente Park Avenue. Suo marito quanti anni ha? 35. È in affari? È presidente di una società assicuratrice, ma il mio matrimonio va benissimo. Signora, si rilassi, non glielo tocco. Allora vediamo di parlare di qualche altra cosa. Soffre di mal di testa? No. Com'è il suo appetito? Buono. Dorme bene? Non tanto, veramente. E suo marito come dorme? Benissimo. Ah. E durante queste notti bianche, quando si gira come un'anima in pena, se guarda alla sua destra, cosa vede? Vedo la mia toilette. E se guarda alla sua sinistra, cosa vede? Mio marito. Che dorme? Sì. Ah. Ma che cosa vuol fare? Rovinare il mio matrimonio? No. Solo svegliare suo marito. Bene, grazie. Per oggi è sufficiente.
Dottore, mio marito non ha niente a che vedere con la mia insonnia. Io sono troppo sensibile ai rumori, sia a quelli alti che a quelli bassi. Ah, suo marito russo? No, però devo ammettere che respira pesantemente. Oh, davvero? Non credo di potermi lamentare per questo. Anche lui deve respirare, no? Beh, suppongo di sì. Vede, signora Becker, temo che la capacità di dormire di suo marito sia una provocazione. È un po' come quando... lei ha mai fatto una dieta? Sì, una dieta vegetariana. Come si sentirebbe se dovesse combattere con due carote mentre uno vicino a lei mangia una bistecca? Con contorno di patatine? Sì. Mio marito, 2 giorni fa. Non le sono venuti i nervi? No. Ma ora che me l'ha ricordato, ora che ci ripenso, è una cosa piuttosto irritante. E non è molto rispettosa. No, di certo. Di solito i mariti pretendono che le mogli si mantengano snelle, però dal canto io loro... la chiamerei mancanza di collaborazione. Esatto. Ah. Ciao, cara. Ciao, Margie. Perché non ti sei fatta più sentire? Allora, come va? Va bene, grazie. Sei sicura? Oh, Margie, non avresti dovuto mandarmi dal dottor Vanga. Ci sei andata di nuovo? Non ci vado più. Non distruggerà il mio matrimonio. Va tutto benissimo tra Larry e me. Io lo dico sempre. Perché? La gente parla di noi? Davanti a me non oserebbero. Sanno che noi due siamo amiche e che io ti difendo sempre. Sei molto cara. Tu mi difendi da che cosa? Beh, dopotutto la stampa vi ha chiamato i felici Becker. Questo è il modo di parlare di voi. Ma quanti dei nostri amici sono insieme dopo 6 anni? Perché non dovrebbero chiamarci i felici Becker? Ma certo, non vi chiamate Becker, forse? Ah, Margie. Mi sono sentita così infelice in questi giorni. Ho il complesso del matrimonio. Qualunque cosa guardi, qualunque cosa pensi, la vedo sempre connessa al mio matrimonio. Come lo detesto, quel Vanga. Essere onesta, però, devo ammettere... Cosa, cara? Se una moglie osserva suo marito con la lente, trova sempre qualche difetto. Sì, questo lo credo anch'io. Difetti che non avevi mai visto prima, direi nemmeno notati. Per esempio? Per esempio? È solo una sciocchezza, ma come ieri mattina. Tu sai che mi riesce difficile addormentarmi. Beh, quando stavo per prendere sonno, finalmente, a 7:45, lo sai che rumore mi ha svegliato? Un gargarismo. Naturale. È come la tromba nelle caserme. Un gargarismo ti sveglia e un russare ti addormenta. Sai che succede dopo? Alle 9 del mattino lui scompare dalla mia vita. Oh, tesoro, ma non può essere vero. Ah, non so più cosa sia vero a questo punto. Sono proprio confusa. E non ne so più niente. Ho sempre pensato che l'ideale nel matrimonio sia conservare un po' di mistero. Tuo marito dovrebbe rimanere il meraviglioso straniero. Qualcuno da continuare a scoprire ogni giorno. Sai cosa voglio dire? Sì, cara. Ma adesso zitta. Salve. Ciao, Maggie. Ciao, Larry. Ciao, cara. Ciao. Come stai? Bene, e tu? Anch'io. Il resto bene? Sì, e a te? Bene. Qualche novità? Io no, e tu? Niente. Bene, ci vediamo dopo. Ma che cosa voleva dire? Secondo me che non c'è niente di nuovo e lui lo ammette francamente. Jill. Sì, caro? I Cooper vengono a cena? Ancora non lo so, caro. Ti avverto appena mi telefonano. Vorrei saperlo perché se vengono mi devo radere. D'accordo, caro. Senti, io non voglio mettere zizzania, ma tanto i fatti qui parlano da soli. Se i vostri amici Cooper vengono, lui, per quella orripilante signora Cooper, si rade. E invece se cena solo con sua moglie non si rade. Speriamo che si rada anche la signora Cooper. Ho perso 3 ore e mezzo oggi da Elizabeth Arden, ma non mi merito un marito che si rade. Mia cara, questo è il vero guaio del 95% dei matrimoni. I mariti non si radono. Ma non se ne accorgono che la barba non smette di crescere dopo le 8. Ah, ciao. Larry? Sì, cara? Sono tornati. Hanno fatto buon viaggio? Chi? Gli Evans. A proposito, quel birbante aveva promesso di telefonarmi appena arrivava. Scommetto che Carl Ned l'ha incastrato coi conti. Gli Evans sono ancora nelle Bermude. I singhiozzi sono tornati. Eh? Oh! Oh! Vuoi prendermi in giro, eh? Davvero spiritosa. Larry, quando sei entrato mi hai chiesto se c'era qualcosa di nuovo.
Ah, c'è qualcosa di nuovo. È una cosa molto importante anche. Lo sai chi viene a cena da noi giovedì sera? Il presidente degli Universal Materassi, il presidente e il segretario del nuovo mobilificio e altre persone dell'esecutivo di entrambe le compagnie. Ah, oh, che divertente. Oh, lo so, non sarà molto divertente, ma gli Universal Materassi e il nuovo mobilificio si uniscono e diventano un'unica grande società. Dobbiamo tenerci buono quel Kafka delle Universal Materassi. Sai, mi sono informato bene, è ungherese. In realtà sono tutti ungheresi. E senti, perché non diamo alla cena un tocco ungherese? Lascia perdere. Oh, avanti, cara, non ti chiedo di vestirti da zingara. Ingaggiamo un cuoco ungherese e prepariamo un meraviglioso goulash. Kafka ti adorerà. Farò una bella figura se giovedì sera riempirai quell'ungherese come uno dei suoi materassi. Ah, senti, per farlo sentire veramente a casa sua, come mi ha suggerito la mia segretaria, prima che si cominci a mangiare di... Eggeshegera. Significa buon appetito, credo. Oh, è solo una sciocchezza, ma tu sai come il successo in affari dipende al 50% dal lavoro e al 50% da un buon sigaro. Eggeshegera. Ma è fantastico, va bene. Magari un pochino più vivace, così. Eggeshegera. Eggeshegera. Ah, vuoi dire Eggeshegera? Eggeshegera. Ah, sì, così, così. Va bene, cara. Grazie. Larry? Perché fai così? Cosa? Kick. Ah, ma... l'ho sempre fatto. Perché? Ah... così, come si fanno queste cose? Ma perché lo fai? Cosa significa? Non c'è un significato nascosto? Oh. No, just a habit, isn't it? Yes, if you want to call it that. Like scratching your head or patting your dog. Would you do it to some other woman? Non lo so, non ci ho mai pensato. Tu lo fai solo a me. E tu sei mia moglie. E questo ti dà il diritto di punzecchiarmi lo stomaco ogni volta che vuoi? Cara, non ti senti bene? Benone. Larry, non fare più kick, per favore. E fu così che il kick venne abolito in un altro matrimonio. Questa è buona. Non è stato il cane, sono stata io. E allora stai a cuccio, eh? Buongiorno. Buongiorno, signora Becker. Il dottor Vanguard oggi è un pochino in ritardo. Spero non le dispiaccia. Brutti. Che brutta faccia.
Non sono brutti? Chi? Gli uomini. C'è qualcosa di più brutto di una faccia umana? Pah. Le spiace se fumo? No, affatto. Ma lei fuma? Sì. Allora, non avrebbe una sigaretta? Sì. Non ne ha una senza filtro? Mi dispiace, no. Fa niente. Fui. Per la sigaretta ho cambiato idea. Grazie tante. Ma lei, scusi, l'ha già visto questo dottore? Sì. Quanto si fa pagare? Veramente non lo so, non l'ho chiesto. Ah, lei non chiede. Il dottore ha telefonato, purtroppo tarderà ancora un'altra mezz'ora. Un'altra mezz'ora. E quindi abbiamo due possibilità. O leggiamo una rivista oppure parliamo. Oggi è una bella giornata, vero? Sì. Sì, beh, non ci faccia caso, lasci perdere. La sto annoiando? No, al contrario. Devo avvisarla che io dico tutto quello che penso, sono un vero egocentrico. Sul serio? Io sono contro il comunismo, il capitalismo, il fascismo, il nazismo. Io sono contro tutto e tutti. Detesto i miei simili e loro odiano me. Mi sembra molto divertente. Ah, la diverto, eh? Per lei sono un clown, un pagliaccio. Ma no, non dicevo questo. Ma comunque non deve scusarsi. Questo Vanguard è un buon medico? Sono certa che la curerà molto bene. Perché dice così? Che ho che non va bene? Ma come faccio a saperlo? Dopotutto non sono uno psicanalista. Ah, e lei che cos'ha che non va? Niente. E che ci fa qui? Non andrà da uno psicanalista a togliersi un dente, quindi cos'ha? Sarà meglio leggere una rivista. Ah, sarà meglio. Poi. Mi dispiace doverla disturbare, ma uno che cosa deve fare per essere felice? Credo che il dottor Vanguard possa risponderle meglio di me. Meglio di lei, signora Becker? Oh. I felici signori Becker. Ah sì, l'avevo visto. Lo sa, signora Becker, che questa è la prima volta che incontro una persona veramente felice? Sembra che la cosa la irriti. No, mi incuriosisce solo. Mi domando sempre come si sta a essere felici 24 ore al giorno. Deve essere meraviglioso. Oh, ci si abitua. Ah, la mattina lei viene svegliata dal canto degli uccellini. Prima del breakfast, lei e suo marito danzate un minuetto. Poi, allegramente, cominciate a mangiare. Lui è felice. Il signor Baker è felice. Le uova sono felici. E le galline che le hanno fatte sono felici. Stia a sentire. Ho l'impressione di annoiarla, quindi credo che andrò via. No, mi scusi, signora Becker, ma se la pensa così, è chiaro, sarò io ad andarmene. Oh, no. Guardi che a lei il dottore serve più che a me. È sicura, signora Becker? Sa, questa è una domanda interessante. Siamo qui per la medesima ragione, la felicità. Uno dei due non ne ha abbastanza e uno dei due ne ha troppa. A chi serve di più il dottore? È molto interessante, no? Sì, forse, ma non mi va di discuterne. Sì, la capisco, signora Becker. Sono felice di averla conosciuta e mi spiace di averla offesa. Arrivederla, signore. Arrivederci. Poi. Aspetti un momento. Sì? Posso farle una domanda? Ma certo, dica. Perché non le piace quel quadro? Le interessa saperlo? Sì. Si siede. Quell'artista cosa ha colto in quell'albero? Ciò che il fotografo ha colto della felice signora Becker. Solo la superficie. L'arte va molto più a fondo. Vede, se io fossi un pittore e dovessi dipingere lei, non so a cosa somiglierebbe il mio quadro, ma certo non a quella fotografia. Ha afferrato il senso? Sì. Sì, forse ho afferrato.
Vuole il catalogo? Grazie. Lo prendo. Grazie. Ciao, Sebastian. Ciao. Oh, a proposito, il mio nome è Sebastian. Alexander Sebastian. Questo nome le dice qualcosa? Sia franca. Beh, a dir la verità, no. D'accordo, d'accordo. Perché dovrebbe? Vediamo i quadri. Oh. Numero 15. Ragazzo con tromba. No, non è buono. M'ha levato un pensiero. L'artista ancora non ha trovato se stesso. Quando si sarà trovato, chissà che farà. Ragazzo con tromba. Il ragazzo va bene, ma pare che non abbia mai visto una tromba. È vero. Questo non esiste. Lo spero. Fui. Questo è un capolavoro. Chi l'ha dipinto? Una donna. Nessun uomo sarebbe così spietato. 26. Elena Strom. Ritratto di Alexander Sebastian. Non si può negare, sono proprio io. Quella donna non mi ha dipinto, direi che mi ha fatto l'autopsia, m'ha visto dentro. Francamente a me questo quadro sembra un rebus. Un rebus? Proprio così, giusto. Io ero un rebus per lei, ma lei non lo era per me. E questa è la sua vendetta. La prima volta che ho visto questo quadro sono rimasto sconvolto. E la seconda no? Queste note che significano? Sono un musicista, un pianista. Un pianista? Ah, e questo piedistallo? Ah, beh, quello... quello indica la mia grandezza. Ma perché non c'è sopra la sua statua, allora? C'è una ragione? Sì, c'è. Vede quella linea ondulata? Questa linea qui? Lì è tutto il mio problema. Oh. Quella linea mi porta dal dottor Vanguard. E poi le devo anche confessare che sono un inibito, artisticamente. Beviamo qualcosa? Aspetti un momento, un momento. Che vuol dire l'orologio? L'orologio? Sì. Ah, beh, quello non ce lo doveva mettere. Perché? Ma, sa, è una questione personale. Le dispiace di essere venuta? Oh, no. No, al contrario. È tutto molto affascinante. È un mondo nuovo. Non l'afferro completamente. Ah, se vuol sapere altre cose di me, me le domandi. Quell'orologio fa le 12:15. È una semplice coincidenza o significa qualcosa? Significa qualcosa. Oh. Ma ora smettiamolo di parlare di me. Si può parlare anche di qualcos'altro. Quando è che tiene un concerto? Cosa? Un concerto? Ah, e quando l'avrò superata. Superata? La famosa linea. Oh, lei vuol dire le sue inibizioni? Sì. E vede, io quando suono... E mi dica, sono le 12:15 di giorno? Di notte. Ma di una notte speciale? Mm-hmm. Ah. Ritornando alle mie inibizioni, se suono il piano in un salotto... No, mi perdoni, cosa c'era? L'ora solare? C'era l'ora legale. Estate? Sì. Ah. Beh, se suono il piano in un salotto per una sola persona, la persona giusta... Sarò molto sincero con lei, io non credo che ci sia un pianista migliore nel mondo. Ma appena entro in una sala da concerto, di fronte alla gente, no. Qualcosa si smarrisce. Quelle facce che stanno a fissarmi. Che diritto hanno di venire a fissarmi? Che diritto hanno di ascoltarmi solo perché hanno pagato $2 e in qualche posto 2.50? No, ora basta, non voglio annoiare. Oh, a me piace ascoltarla, è affascinante. Lei è davvero un rebus, signor Alexander Sebastian. E non cerchi di risolvermi, felice signora Becker. Andiamo. C'era un profumo di goulash al numero 685 di Park Avenue quando la Universal Materassi e la Nuovi Mobilifici si prepararono a invadere casa Becker. Signora Kafka, signor Janushek, signora Jairishi, signor Jones? Jones? Che ci fa uno straniero in mezzo agli ungheresi? È l'avvocato del signor Becker. Ah, giusto. Ci vuole sempre un avvocato con gli ungheresi. Buonasera, signore. Buonasera. Come sta venendo il goulash? Bene, signore. Ah, è arrivato un pacco per me? Non ancora, signore. Mm?
Ciao, cara. Ciao, caro. Niente di nuovo? No. Tutto bene? Magnifico. Tutto pronto per stasera? Tutto pronto. Com'è quella parola? Eggeschegera. Eggeschegera, esatto. Bene. Cosa c'è? Signore, è arrivato il suo pacco. Albert non me l'aveva detto. Ah, bene. Posso chiederle cosa fa qui? Aspetto. Ah, lei aspetta. Anzi, scusi, quanto manca per la cena? La cena? Sono stato invitato a cena. Oh, mi dispiace. Mi dica, lei è con l'Universal Materassi o col nuovo mobilificio? Non sono con nessuno dei due. Ah, lei gioca su due tavoli. Forse non è una cattiva idea. Posso sapere cosa ne pensa del signor Kafka? Mi è indifferente. Ah. Beh, le dirò, nessuno riuscirà mai a imbrogliarlo. È furbo come una volpe. È stato geniale a mettersi con lui. L'unione fa la forza, no? Già. Senta... Desidera che mi goda questa serata, vero? Oh, sì, certo, cosa posso... Allora venga. Questo vaso è molto brutto, mi offende. È meglio nasconderlo. Ah, certo, le pare. I clienti hanno sempre ragione. Ci sono altre cose che vorrebbe cambiare? Parecchie. Vabbè, io spero che passeremo una bella serata. Voglio svelarle un segreto. Abbiamo il goulash. Goulash? Sì, il goulash. Uova strapazzate per me. Oh, beh, era solo un consiglio. Vuole scusarmi, devo vestirmi. Lei continui pure, come a casa sua. Questi ungheresi sono proprio gente strana. Sono già qui. Uno soltanto. Ma non siamo vestiti da sera. Sì, perché? È vestito normale. Oh, ma allora è il signor Sebastian. Sebas? E con chi è? Con lui e contro. Contro tutti. Basta a se stesso. Sarà molto ricco. Oh, non gliene importa niente del denaro. Come lo sai? Caro, è Sebastian. Alexander Sebastian. Te ne ho parlato giorni fa. Ma sai qual è il guaio? Non stai mai a sentire quello che dico. Io parlo al vento. Ah, adesso mi ricordo, il suonatore di piano. Non è un suonatore di piano, è un pianista e molto presto diventerà importante. Un giorno sarai felice di assicurare le sue mani per 100.000 dollari. Senti, cara, avevo organizzato questa cena stasera solo per quegli ungheresi. Ma si deve assicurare. Non lo so e non me ne importa niente. Io, cara, qualche volta non ti capisco. Stasera ho la possibilità di fare a quegli ungheresi un'assicurazione di 5.000 dollari. Ho fatto tanta fatica per organizzare una serata ungherese per il presidente dell'Universal Materassi e tu inviti un suonatore di piano. Eppure dovresti saperlo, musicisti e materassi non legheranno mai. Senti, Larry, da 6 anni non sento parlare che di assicurazioni. Sono stufa di polizze e premi. Almeno per una volta potrò passare una serata con Tchaikovsky e Stravinsky. Tchaikovsky? Stravinsky? Ma chi altro viene a cena? Perché non hai invitato tutta la filarmonica e non gli hai fatto portare Bernstein come direttore? Oh, va bene, lasciamo perdere questa storia. Se tu non vuoi che suoni, non suonerà. Suonare? Già, questa sarebbe una buona idea. Forse può suonare una ciarda. Se il signor Sebastian acconsente a suonare cose di cui dubito, non si metterà certo a suonare delle musichette ungheresi. E allora cosa? Cose che per sentirle normalmente paghi 2 dollari. Vuoi dire come alla Carnegie Hall? Esatto. Non a casa mia e non questa sera. Ma... Che cos'è? Ah, quello è la riproduzione di un quadro che ho visto in una galleria. E a te piace? Molto. Ma che cos'è? Non lo vedi? Su, avanti, non scherzare, che cos'è? Ma è un ritratto. Un ritratto? Di che cosa? Di un uomo.
Senti, io sarò solo un povero assicuratore ignorante e non so quasi niente di Stravinsky. Ma siamo sposati da 6 anni e credo di essere stato sempre un buon marito. Se ti faccio una domanda, dovresti avere la cortesia di rispondermi senza prendermi in giro, almeno. Lo sai che cos'è questo? È il Grand Canyon! Ah! Ma che bella tavola, signora Becker. Ecco il suo posto, signora. Grazie. Kafka. In questo settore, signor Kafka, noi siamo l'unica... Mi sembra interessante. Perché non ne parliamo dopo cena? Con piacere. Dopo cena ne parleremo con comodo. Ora si sieda, prego. Grazie, signor Kafka. E il Lohengrin non le piace? In particolare il Lohengrin. Le passo tutto di Wagner. Eccetto un solo passaggio del Tristano che è straordinario, ma non lo sentirà mai eseguito bene. Magari un giorno me lo fa sentire suonato bene. Può darsi. Non mi piacciono le fragole. Oh, mi dispiace. Fagnè. Che scegli? Va tutto bene, signor Kafka? Grazie. E che Shaker. E che Shaker, signor Kafka. E che Shaker. E che Shaker. E il monta chi. Non ho tanto cosa monta ho E chi segnala il monta maggiore. La ringrazio moltissimo, signora Becker. Lei mi fa sentire a casa mia. Questo è quello che si chiama ospitalità. Non conoscevo questa parola. Chissà dove l'ha imparata. Cosa significa? Alla tua salute. Oh, ma che carina. E l'ha pronunciato molto bene, sa? Inar. Igen, si ven? Oye, mia, gnò, monta, chi, ma, garul? Igen, non gnò. Ah, gnò, I marregen in besent il model rur. Come mai lei parla ungherese? È nato in Ungheria, scusi. No, ho studiato musica a Budapest. Budapest, ja, Budapest. Sì, io vivevo in via... come si chiamava? Andrusia. Sì, Ho avuto una notizia. Kafka domani è a pranzo con quelli della Hudson Assicurazioni, quindi o stasera o mai. Sì, ma legalmente... Il mio ufficio sta lavorando per mettere a punto la bozza del contratto. Allora io vado all'attacco. Allora, le è piaciuto il goulash? Un buon goulash, proprio un buon goulash. Se la sua ditta è buona come la sua cucina, dobbiamo metterci insieme. Sarò felice di accontentarla, perché non ne parliamo? E Yaroshin, Taraslo, venite un minuto, sono miei soci. Vorrei che ascoltaste le proposte del signor Becker. Bene, signori, no, vado subito al nocciolo. Una sorpresa per voi, un momento di attenzione. Il signor Sebastian, come sapete, è un grande pianista e stasera ha consentito suonare per voi. Quindi, se volete accomodarvi... Scusa, Larry, ma deve proprio suonare. Non ci riuscirà. Signora Baker? Sì, signor Sebastian. Sì. E mi scusi, signore. Sì. S'accomodi qui, signora Kafka. Grazie. Ma è chiusa. Questo è assurdo. Dov'è la chiave? Non riesco a capire.
Ma chi è che ha chiuso il piano? Dov'è la chiave? Non lo so, è misterioso, ma poi perché qualcuno l'avrebbe chiuso? Ma guarda che pasticcio! Dove sarà finita quella benedetta chiave? Qui non c'è. Come dicevo, signor Kafka, la mia proposta era molto semplice, ma anche molto interessante. Che è successo? L'ho spaccata. Ah, non si preoccupi. Neanche un po'. E ora, signor Sebastian, vuol dirci per piacere che cosa suonerà? Bene, prima suonerò... Signora Baker? Sì, signor Sebastian. Va bene. Per cominciare, eseguirò la sonata patetica di Beethoven. Una sonata in tre movimenti. E in seguito, dopo qualche minuto di pausa, suonerò le 11 variazioni di Hoff sul secondo tema del primo movimento. 11? Naturalmente, seguite da una mia variazione sulle 11 variazioni di Hoff sul secondo tema del primo movimento. Vieni. L'unica sonata che conosco dura 3 sigari almeno. È una catastrofe, un vero disastro, siamo rovinati. No, ti prego. No, no. Meno male che hai ottenuto quella clausola nel contratto, ci siamo salvati. Sì, certo. Un altro... Oh, guarda, guarda, guarda. Aspetta, mi voglio divertire. Buongiorno. Buongiorno, senta, signore. Il quadro nella vetrina... Molto bello, espressivo. Senza scherzi, che cos'è? Quello è un ritratto di uomo. Ah, ma certo, e cos'altro può essere? Mi scusi, ma non tutti capiscono come lei l'arte moderna. Bene, grazie. E se le interessa, costa solo $500. $500? Deve essere un grand'uomo. Beh, non costa così per l'uomo. Lui, anzi, credo che sia un oscuro musicista. Musicista? Che tipo di musicista? Un pianista, credo. Non sarà per combinazione Alexander Sebastian? Infatti, è proprio lui. Come l'ha riconosciuto? Allora deve essere un suo caro amico. Non sarebbe simpatico averlo a casa sua, appeso a una parete? Impiccato a una parete. Un individuo così ordinario. Chi? Lui. Ciao, Jones.
bella sorpresa questa? Sì, molto bella. L'allegro boscaiolo. Cosa avrà da essere allegro poi? Oh, caro, non vorrei negarmi un po' di musica, no? Oh, no, no, no. Novità? Ma questa non è abbastanza? Ah, e come? Va tutto bene? Bene. Ti senti molto meglio in questo momento? Oh, giorni. Sì, ho dormito 10 ore stanotte. E sai, il singhiozzo è del tutto scomparso. È una bella notizia. Già, una bella notizia. Allora, non vai più dal dottor Vanger? Oh, no, non ho più bisogno del dottor Vanger ormai. Sono così occupata con la musica e con le visite alla galleria d'arte che non avrei neanche il tempo di pensare ai dottori. Non è stupendo? Sai, sto cominciando a vederci qualcosa. Sì, comincia a sembrarmi un uomo. Un uomo? Ah. Ma come mai mi dici questo? L'altra sera... Oh, ma allora mi hai preso sul serio, io scherzavo. Come puoi rappresentare un uomo? Ero molto nervosa per la nostra cena e dicevo un sacco di stupidaggini. Mi dispiace, caro. No, cara, non sono d'accordo. A me sembra un uomo. Non fare il testardo, non sai prendere uno scherzo. Beh, ma allora che cos'è? È un prato. Si chiama Prato in aprile. Ah, in aprile? Ah, sì, sì. Mm. Quelle note musicali cosa sono? Quello è il pastore che suona il flauto. I pastori suonano sempre il flauto, no? Oh, certo, già. E l'orologio alle 12:15? Oh, io non so che ora era quel giorno di aprile, ma credo sia l'ora del pranzo. Il pastore mangia e poi suona il flauto. Oh. Ma insomma, caro, a sentirti si direbbe che tu non abbia mai visto un prato. Vedi, l'arte moderna cerca di infrangere le forme convenzionali, cerca di andare oltre quello che si vede e te lo dice attraverso i simboli. Che stai facendo? Un simbolo, ho messo i baffi al pastore. Lo colpirò proprio nel suo punto debole. Senti, è la cosa peggiore che potresti fare. Così faresti soffrire solo lei. E di lui faresti un martire. Cerca di vedere la questione dal punto di vista femminile. Anzi, aspetta un momento. Signorina Higgins, vuol venire per piacere? Signorina, vorremmo conoscere il suo parere su una certa situazione. Ora sa, il signor Becker ha un caro amico e si trova nei pasticci. Chi? Il signor Becker? No, l'amico. Ah, non il signor Becker. No, no, io non sono io. No, il signor Becker non c'entra con questa storia. Chiamiamo l'amico il signor Brown. Ora, il signor Brown ha una moglie. La signora Brown? Esatto. Il signore e la signora Brown sono sposati da quanto? Beh, da circa 6 anni e vivono a Toledo. 6 anni a Toledo? Beh, è tremendo. Va bene, allora diciamo a New York. Ora, il signor Brown è preoccupato per il suo matrimonio. Le cose non vanno più bene come andavano una volta. E che tipo di uomo è questo signor Brown? È simpatico. Tu non sei d'accordo? Sì, molto simpatico. È un bell'uomo? Sì, un bell'uomo. Non sei d'accordo? Sì, sì. E la moglie si lamenta? Sembra che si stia allontanando da lui. Sì, e vorrebbe che le cose tornassero come prima. Il sogno di tutti. Già, ora signorina... Vorrei domandarle, secondo lei che è una donna, qual è la mossa giusta? Beh, io direi che un bel visone farebbe faville. Ce l'ha già un bel visone. È sicuro che lei si lamenti? Grazie, signorina, non c'è altro. Beh, signori, voi volevate sapere il punto di vista di una donna? No, aspetti, mi stia a sentire. La signora Brown è interessata a un altro uomo. Oh, e il signor Brown l'ha capito? Sì. E ha qualche prova? Anche troppe. Ha testimoni? No. Allora un guaio. Grazie, signorina. Mi dispiace, signor Becker, ma se non ci sono testimoni, lei negherà. Se desidera il parere di una donna. Signorina, le sue risposte ci hanno soddisfatto. Sai, in questo caso non sono la più adatta a dare consigli. Forse io provo troppa simpatia per il suo amico Brown e non avrei tanta pazienza con la signora Brown. Vediamo casi come questo ogni giorno. La moglie si annoia, il matrimonio diventa un'abitudine. Però lei continua ad accettare tutto ciò che il marito le offre. Merita di essere sbattuta via. Le sembro troppo all'antica? Glielo faremo sapere, signorina Higgins. Ad ogni modo, credo che il signor Brown sia un tipo molto simpatico. L'ho sempre pensato, del resto. Queste donne. Già, ma ci ha fatto capire 2 o 3 cose interessanti. Non me ne sono accorto. L'ho visto. Senti, Larry, tu ami ancora tua moglie, vero? Ma sì. Bene. Dove vai quando esci di qui? Ho un pranzo da fare col vecchio Seager Hill al suo club. Ma come combino una polizza in questo stato d'animo? È un bel problema. Ora ascoltami, dimentica Seager Hill, dimentica tutti i clienti, va a casa tua. Sai qual è l'unica persona che devi curare? Te stesso.
E il cliente più importante che tu abbia avuto nella vita ti sta aspettando. Sai chi è? È la signora Becker. Ora, se sei il miglior venditore nel tuo campo, non devi rinunciare al tuo matrimonio. Devi solo continuare a saper vendere. Non è facile. E chi ha detto che lo sia? È stato semplice vendere assicurazioni contro la grandine in California? Devi trovare la formula giusta, una nuova. Ricominciare con una nuova formula? Già, una nuova formula. Non è una cattiva idea. Ma quale nuova formula? È questo che vorrei sapere. Una nuova formula. Ricominciare con una nuova formula. Fai uno scherzo? Che fai, mio genio? Chi vuol diventare stasera? Svelati alla tua allieva prediletta. Sei forse Mozart, melodioso, tenero? O sei forse il tonante Beethoven, forte, appassionato e geniale? Avanti, caro, dillo alla tua allieva prediletta. Eccomi a te, donna! Eccomi, donna! Ecco! Niente di grave? No, è solo svenuta. Già, le donne svengono sempre. Qualche brutta notizia? Oh, pensava che io fossi il suo genio. E quando ha scoperto che non lo ero, ha avuto un brutto colpo. Prego, faccia come a casa sua, io torno subito, vado a prendere i sali. Senta, Baker, parliamoci chiaro. È probabile che avremo un'accesa discussione e che ci insulteremo a vicenda. Non si può evitare. Lei sicuramente mi accuserà di cose che io negherò e lei non vorrà credermi. Quindi prima che cominci la battaglia, lasci che l'avverta di una cosa. Fare a pugni non se ne parla. Le mani sono il mio capitale e non voglio rovinarmele sulla sua mascella. Tieni, Mozart, vai a svegliare la tua allieva prediletta. Che cosa è successo? Io... Tu! Sì, senti... Ma lo sai che è proprio buffo? Sì. Lo sai perché ti Forse avevo preso? Meglio che... Ma che cosa... Pronto? Ah, salve, Jones. Sto ancora vendendo. Avevi ragione, qui ci vuole una nuova formula. Credo di averne trovata una. Tanto non mi fido. Oh, su, avanti, prendi un sigaro. Che cosa diavolo stai macchinando adesso? Quel sigaro non mi piace. Ah, no, è lo stesso sigaro che offro ai clienti migliori. Quanti anni hai, Sebastian? Sempre meno di te. Siamo nel fiore degli anni, eh? Hai buona salute? Abbastanza, specialmente dopo un buon pranzo. Ma fare a pugni non se ne parla. No, io non voglio litigare. Ma puoi imbatterti in un marito una volta o l'altra che non hai il mio rispetto per la grande musica. Cosa farai allora? Vieni, Sebastian. Voglio fare qualcosa per te, che ti piaccia o no. Ti faccio un'assicurazione sulle mani.
Così potrai rompermi la mascella e io avrò il 5%. Saremo felici tutti e due. Farei a pugni non se ne parla, eh? No, lo so, io ti capisco. Temi che ti faccia la bua. Accomodati, qui non c'è pericolo. In questa faccenda sai qual è la cosa migliore? Ma siediti. Possiamo fare questa assicurazione sulle mani come clausola di quella sulla vita. Sulla vita? Ma a che cosa mi servirebbe? Non hai nessun parente? Non hai un erede? Un erede? Fui! Ho un'idea. Perché non la lasci a mia moglie? Lei ci comprerà una bellissima spilla fatta a forma di piano, coi tastini di diamante. Così quando la metterà penserà al povero caro Sebastian. Credimi, se c'è uno che si deve assicurare sei tu. E anche subito. Allora, dove sei nato? Fare a pugni non se ne parla. Tu ami mia moglie, non è vero? Io amo tua moglie, Baker? Oh, allora è questo che rimuginavi? Oh, adesso soltanto riesco a spiegarmi. Davvero, Baker, dovresti un po' vergognarti di te stesso. Uno stimato assicuratore come sei tu, uno che sa trattare con tanto successo gli esseri umani, non riesci a fare di tanto meglio. Certo, considero tua moglie molto attraente e affascinante, e poi lei ama la musica, ma è questo che ti turba? Sì. Non ci pensare, Baker, toglitelo dalla mente. Io non amo tua moglie. Lo sai, questo sarà un grande giorno nel paradiso della musica. Mi pare di vederlo, Beethoven che chiama Mozart. Ehi, Mozart, lascia stare il piano, vieni a vedere chi è arrivato, il piccolo genio. Io non mi diverto. Neanch'io mi diverto. Io amo mia moglie, la amo da 6 anni, è da 6 anni che stiamo insieme. E adesso arriva uno come te che manda tutto all'aria soltanto perché non ha altro da fare. Non puoi cavartela così. Ma se tu amassi onestamente mia moglie, sinceramente, se fossi venuto da me a parlarmene, allora sarebbe stato diverso. Io non sono un uomo all'antica. Se pensaste di essere più felici senza di me, che cosa potrei dire? Farei le mie valigie. Mi darei una ragione. Ma lo sai, Baker, per qualche minuto mi hai fatto spaventare. Quando hai preso in mano quel revolver, ho pensato, questo è l'americano tradizionalista. A che serve dire la verità a un uomo come questo? Ma adesso ho visto il vero Baker, moderno, al passo coi tempi. Baker, voglio aprirti il mio cuore. È vero che amo tua moglie. Sei sicuro? Fermamente. Ma allora non ti devo uccidere. Non credo che sia necessario. Mi pare che abbiamo in mano una situazione ben definita. Tu ami mia moglie e mia moglie ama te. Pensi? Oh sì, lei ti ama, l'ho constatato con i miei occhi. Beh, mi è rimasta solo una cosa da fare. Oh, oh, oh. Pronto? Ciao, Jones, sto ancora vendendo. Ti ho picchiato? No. Bene. Però non dovevi farlo, Baker. Lo so, scusami. Non dovevi farlo. Sono regredito al Baker vecchia maniera. Spero che non succeda più. Farei a pugni non se ne parla. Pronto? Qui è Lawrence Baker. Vorrei prenotare una stanza per stanotte. Verrò al più presto. Grazie. Baker? Davvero te ne stai andando? Ma sì, naturale. Penso di lasciare l'appartamento a lei. Sul serio? Sì, certo. È solo giusto, non ti pare? Sì, a me sembrerebbe la cosa migliore. Vedo che sei d'accordo. No, no, non voglio che rimanga alcuna amarezza. No, per fortuna sono in grado di poterle dare la sicurezza, di pensare al suo futuro. E perché no? Lei se lo merita, non sei d'accordo? Eh? Ah, sì, sono d'accordo. Dopotutto, lei mi ha dato i migliori anni della sua vita. Sì, porterò dei meravigliosi ricordi con me. Gran bella donna, eh? Mm? Sì, sì, molto bella. Avrà anche i suoi difetti. Boh, chi non li ha? Oh, quanto è vero, quanto è vero. Ho un segreto da confidarti. Se dovesse capitarti di vederla col muso, sai cosa devi fare? Oh, no, forse non è il caso di dirlo. Coraggio, avanti, dillo, non essere timido, di che si tratta? Beh, insomma, è una cosa personale, sai. Avanti, cos'è? Beh,
se dovesse capitarti di vederla col muso e volessi farglielo passare... Sì. Io ho un sistema che funziona. E cioè? Farle il solletico. Solletico? Come si fa? Così. Che? E le piace? Ne va pazza. Grazie, Baker. Oh, no! Vediamo. Per fare una causa di divorzio, secondo la legge dello Stato di New York, uno dei due coniugi dovrebbe avere un amante. Ma non c'è una maniera un po' meno imbarazzante? Non a New York. Tu non devi esporti, la prendo io un amante. Ah, no, non voglio che ti guasti la reputazione. Oh, non preoccuparti. Perché devi prenderti la colpa? Ma perché è più rapido e indolore. Molto generoso, Baker. Grazie, Sebastian. Questo riguarda la divisione delle proprietà. Il seguente accordo è stato raggiunto fra il signor Lawrence Baker, qui e altrove chiamato parte della prima parte, e la signora Jill Baker, qui e altrove chiamata parte della controparte. Si conviene che la parte della prima parte trasferisce la proprietà dell'appartamento a 685 di Park Avenue alla parte della controparte. Non hai messo l'arredamento? Certo, l'arredamento. Beh, non avevo capito. Oh, che tu... sì, voglio che tutto sia trasferito alla alla parte della controparte. Parliamone dopo. No, 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 meglio sistemare tutto adesso, è anche un tuo diritto. No, ma sto solo cercando di essere giusto. Sei troppo generoso. No, solo giusto. Tutto qui. Ma se vuoi dei quadri o qualcosa... Oh, io non ho bisogno di niente. E cosa me ne farei? Larry... Se vive in un hotel, dove la mette questa roba? Gli tocca pagare un magazzino. Ha ragione. Bene. Vado a modificarlo. Però... come si chiama? Jones. Non mi fido di lui. Beh, eccoci qua. Baker contro Baker. Suona male, non è vero? Come tutte le formule legali. Senti, a proposito di quest'amante... Sì? Chi potrebbe essere? Oh, non lo so. Hai qualcuno in mente? Ci sono due o tre persone a cui sto pensando. Ah, davvero? Sono sicuro che metteremo tutto a posto in meno di un mese. Ah, davvero fantastico. E dimmi, pensavi a Mary Logan? Mary Logan? Come mia amante? Oh, posso trovare anche di meglio. Sistemata questa faccenda, farò un bel viaggio in Sud America. Sarà una delle mie amiche? No, lo sai, non mi sono mai piaciute le tue amiche. È una che conosco. Cara, ma questo è un divorzio, non è un concorso a quiz. Ah, è solo per curiosità. Non preoccuparti, ti puoi fidare. Non infangherò il nome della famiglia. So cosa fare. Larry, ma vuoi veramente divorziare? Certamente, tu no. Beh... Ora non dirmi che non vuoi. Sarebbe una delusione per me. Dopotutto sei seriamente innamorata di Sebastian, no? Se no, tu non avresti... Beh, non saresti qui. Sei una donna troppo sensibile. Non avrai fatto tutto questo perché ti annoiavi. Ho sempre pensato che tu sia sincera. Lo penso ancora. E vorrei portare questo ricordo con me. Mi dispiace farti del male. Sono cose che capitano. Non preoccuparti, non ti conservo ancora. Strana la vita. Per 6 anni sei stato mio marito. E ora sei la parte della prima parte. Io non sono più la tua Jill. Ora sono qui e altrove nominata come... è così. Bene, tutto è sotto controllo. Ma che succede? Che cosa c'è? No, niente, dettagli senza importanza. Non mi fido, Baker. Cara, smettila di preoccuparti, abbiamo un accordo vantaggioso. Ti prego, Alessandro, sono nervosa, ma non riesci a capire. Ma certo, tutti ogni tanto abbiamo il muso. Chi? Ecco, ve lo leggo di nuovo. Il seguente accordo è stato... Non è stato, non ci siamo ancora messi d'accordo sull'amante. Ma questo non ti riguarda. È vero. Stai zitto, mi riguarda e come? Non mi coprirai di ridicolo portandoti una donna in albergo, una che nemmeno conosco. Oh no, non avrai questo trionfo, signor Becker. Kick! Non ci provare più, Becker. Jill! Jill! Jill!
E questo, mio caro amico Jones, è quel che si chiama protezione dei propri investimenti. Facciamoci un drink. Ma tu non volevi addolcirla? Addolcirla? Distruggerla. Deve tornare qui da me e brucare dalla mia mano. E questo che ho intenzione di fare la signora Jill Baker, che d'ora in avanti verrà chiamata Jill Agnellino Baker. Vuoi comprare il mio piano a buon mercato? Puoi averlo. Oh, no. La farò tremare come una foglia. Diventerò il lupo mannaro del 685 di Park Avenue. Heil Baker! Avvocato? Sì, signora Baker. Senta, riguardo a questa amante, la legge che cosa richiede? Beh, suo marito... No, nel caso sia io ad avere l'amante. Ah, beh, allora lei deve essere trovata sola con lui nel suo appartamento e lui deve essere senza giacca. Capisco. Alexander? Sì, cara? Te la senti di toglierti la giacca per me? Tutto ciò che chiedi, cara. Oh, no, no, no. Oh, sì. Davvero vuoi fare una cosa del genere? Davvero? Vorresti compromettermi con questo tale? Sì. Ah, tu dimentichi che lei è innamorata di questo tale. Kick! No! Sei un brutto. Alexander! 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 Snoogi! Snoogi? Oh. Chiama quel coso Snoogi? Alzati, cara. Ecco, ci sei. Ora passa, vedrai. Siediti qui, ecco. Sono stata sposata con un brutto e non lo sapevo. Il divorzio, certo, questa è l'unica soluzione. D'accordo, perché non vai a Rino? Certo, a Rino. Non voglio andare all'ovest. Tesoro mio, come ti senti? Sto tremando. Perché non ve ne andate ad abitare nella Pennsylvania? Pennsylvania? Dalle parti di Philadelphia, non è vero? Sì, nei dintorni. Laggiù non è male, hanno un'ottima orchestra, sì. E facili comunicazioni con New York. Va bene, allora facciamo Pennsylvania. D'accordo, Pennsylvania, Cinia, dovunque, purché sia finita. D'accordo, allora diamo uno sguardo a Pennsylvania, Pennsylvania. Ah, ecco, vai. Lasci. Sì, Pennsylvania. Snoogi! Pennsylvania. Non vedo l'ora di avere il divorzio, non fosse altro che per questo. Sezione decima. La sposa innocente può avere il divorzio se viene provato che lo sposo l'ha sottoposta ad un crudele e barbaro trattamento, rendendo la vita intollerabile e gravosa alla suddetta sposa innocente. Sembra promettente. Non ti sarà difficile essere barbaro. No, mia sposa innocente. Che cosa devo fare? Beh, chiamiamo un testimone. Vediamo, la mia segretaria. Allora, lei per prima comincia a litigare. Con piacere. E tu direi, forse dovresti schiaffeggiarla. Schiaffeggiarla? Oh, no. Ah, sai picchiare un uomo ma non osi battere una donna, brutto vigliacco. D'accordo, allora lo farò. Molto bene, allora riassumiamo dal principio. Ecco, questo è il piano. Signorina Higgins, vuole venire per favore? Subito, signor Jones. Allora, attenti, io inizio a dettare una lettera. Nel momento in cui schiocco le dita, voi due cominciate a litigare. E quando dici... Tu, assicuratore da strapazzo imbecille? Ti do un cefone. Dai, Baker, dai che ci siamo, avanti. Signorina? Signorina? Eccomi, signor Jones. Si sieda, prego. Scriva questo. A Walter Key, Dovermule, Capital City Bank and Trust Company, Columbus, Ohio. Mio caro signor Dovermule, dunque, vediamo un po'. Dai! Ma insomma, me lo vuoi dire? Ma se non c'ero? Mia madre ti ha visto. Tua madre è una vecchia talpa, non ci vede. Come osi parlare così della mia amata mammina? La tua amata mammina, qua. Vuoi confessare o no? Ma se non c'ero? Mia madre ti ha visto. Tua madre è una vecchia talpa, non ci vede. Ma come osi parlare così della mia amata mammina? La tua amata mammina sputo! Chi sei tu che sputi a tua mia madre? Tua madre, lo sai cosa mi ricorda tua madre? Lo sai... Fermi un momento. Signorina Higgins, non le avevo detto... Sì, per carità, non se ne vada. Si sieda, prego. Ora rilegga da capo. Signor Walter K. Dovermule, Capital City Bank and Trust Company, Columbus, Ohio. Mio caro signor Dovermule... Ah, non ti piace mia madre? No, non mi piace tutta la famiglia. Ah, davvero? Non mi piace tuo padre, neanche tuo fratello. Lo sai a chi mi fa pensare tua madre? A chi? A te! Capito quello che mi fa pensare tua madre? Tu, venditore di assicurazioni da strapazzo! Tu, venditore di assicurazioni da strapazzo! Avanti! Ehi, ti ha chiamato venditore di assicurazioni da strapazzo? Sì! Senti, amico, qui si tratta della nostra felicità. Dalle un bel ceffone. Tieni, prendi un altro bicchierino. Forza, metticela tutta avanti. Me lo lega da capo. Walter K. Dovermule, Capital City Bank and Trust Company, Columbus, Ohio. Mio caro signor Dovermule. Tutto quello che ho detto di tua madre vale ancora. Anzi, raddoppio. Ah, raddoppio? Sì, raddoppio.
E io ti ridico che sei un venditore di assicurazioni da strapazzo. Ah, è così? Io sarei un venditore di assicurazioni da strapazzo? Sì, non te l'ho detto? Dillo di nuovo. Sei un venditore di assicurazioni da strapazzo. Un momento. Mi faccio un altro goccetto. Avanti, Becker, fatti coraggio, ragazzo. Ce la puoi fare, sei un fustaccio, no? Rilega, rilega ancora. Walter K. Dovermule, Capital City Bank and Trust Company, Columbus, Ohio. Mio caro signor Dovermule. Mio caro signor Dovermule. Ha visto, signorina Higgins? Il marito ha schiaffeggiato la moglie. Sì, sì, l'ha visto, vero? Signora Becker, mi dispiace molto che sia successo nel mio ufficio. Roba da matti, un marito che picchia sua moglie. Ha dovuto ubriacarsi per farlo, Arlo. Arrivederci, avvocato. Arrivederci, signora Becker. Che cosa deve dire a Walter K. Dovermule? Ma gli dica che non ci sono. Grazie, signore. Avanti. Oh, Albert, come va? Buongiorno, signore. Spero che mi perdonerà se vengo a disturbarla di sabato. Non si preoccupi. Ha fatto nottata, signore? Sì, ho fatto una serie di nottate, ma temo di non essere più abbastanza giovane. A me sembra in ottima forma, signore. Grazie, Albert. Come vanno le cose? Non troppo bene. Sono venuto per dirle che se nel futuro lei avesse bisogno dei miei servigi... Ha lasciato la signora Becker? Sì, signore. Ho dovuto. A causa di quell'orribile musicista. Ah. Tutti siamo andati via eccetto Emma. Lei, per fortuna sua, è quasi sorda. E la signora Becker? Affascinante, come sempre. È contenta, penso. Se mi perdona per ciò che dirò, la signora sta mostrando un grande coraggio. Hanno due vecchie amiche come noi. Siediti. Come stai, Jill? Ah, io sto bene. So che andate a Filadelfia. Ah, hai conosciuto Alexander? Sì, ma non volevo disturbarla. Sta preparando il suo nuovo concerto. Ho capito, che bello. Non ti disturbi. No, sai che adoro la musica. Sì, andremo a Filadelfia. E sei contenta, sì? Oh, sì, molto. Sai, sono ancora un po' frastornata, tante cose nuove. Deve essere tutto così eccitante. Sì, molto eccitante. Passare dal mondo delle assicurazioni a questo mondo dell'arte, sempre con Bach e Tchaikovsky. E Bach è quello che sta provando. Oh, sì. Sei sicura che non ti disturbi? Oh, no, mi piace molto. Non devi mica vergognarti, non a tutti piace Bach. Perciò se vuoi che si fermi... Ma non ci penso nemmeno. La vostra vita mi sembra così romantica. Sì, è così, molto romantica. Ah, per caso hai visto lei? Sì, l'ho visto proprio ieri sera al Monte Carlo. Larry va al Monte Carlo? Sì. Ma pensa... Scusa un attimo. Ti prego di scusarmi. Ah, certo. Beh, allora, di che cosa stavamo parlando? Così non le piace la mia musica, vero? Alexander! Faccio solo un rumore infernale, così? Bene. Fui! Non è originale? Oh, sì, davvero. Non sei offesa, spero? No, ma ti pare? Mi piace farlo arrabbiare. Si trasforma nel terribile orso delle montagne. Deve essere una cosa elettrizzante. Sì. Jill? È già orso. Cosa c'è? Jill?
Non farò più musica oggi qua dentro. Oh, no. No, e non supplicarmi. E non zittirmi. Vista la situazione, niente più Sebastian qui per oggi. Almeno fino all'ora di pranzo. E per cena è ancora molto incerto. Beh, se hai deciso in questo esatto. modo... Esatto. Jill, guarda che posso diventare terribile. Ciao, ci vediamo. Ciao. Ah, che divertente. Spero solo che il povero Larry si diverta come me. Beh, sai, quando l'ho visto al Monte Carlo... Ah, sì, immagino che fosse uno dei suoi soliti noiosi pranzi di lavoro. Era una cosa grossa? Grossa? No, sembrava della tua taglia. Oh. Era attraente? No, nemmeno un po'. Ma George e Freddy l'hanno trovata bellissima. Li conosci, George e Freddy? Ma scusa, a te che te ne importa? Ah, è vero, a me che me ne importa. Larry si diverte, mi sembra naturale. Sei il tipo di vita che gli piace. Pronto? Ciao, Sally, cara. Mi sento benino, un po' insonnolito, e tu? Uh-huh. Hai ragione. Eh? Ma no, sono sicuro che l'avevi quando siamo usciti dal Monte Carlo. Un momento. Pronto? Sì, è qui. D'accordo. Ciao. Salve. Salve. Hai voglia di cacciarmi? Jill, non dovresti venire qui. È piuttosto imbarazzante. Passavo da queste parti. Sì, ma capisci se Sebastian lo viene a non sapere. Non devi preoccuparti. Ma come no? Una ragazza in procinto di sposarsi, che va nell'appartamento di uno scapolo e senza avvisare. Un momento. Allora? Sai, non volevo essere indiscreta. Come mai hai voluto vedermi? C'è qualcuno? Cosa vuoi, Jill? Beh, sai, stavo passando di qua. Oh, qua davanti al quinto piano. Tu avevi detto che volevi qualche ricordo e io... Io stavo andando da Cinzia Arno per il tè. Dovevo passare di qui, perciò... Ti ho portato qualche cosetta. Qualche istantanea che abbiamo fatto insieme. Mm. Forse ti faranno piacere. Grazie. Ma non le guardi nemmeno? Oh, sì, certo. Questo è il primo appuntamento. Qui sei seduta tra le mie braccia. Il matrimonio, la luna di miele. Molto carine, grazie. C'è dell'altro? Ho sentito che eri al Monte Carlo ieri sera. Oh, già. Sonno, vero? Sì. Porta i miei saluti a Cinzia Arnaud. Chi? Stavi andando da lei a prendere il tè, no? Ah, sì, certo. Mi piace questo appartamento. Delizioso. Carino. Davvero molto carino. Messo su con gusto. Bello, così intimo. Che belle tende. Persino una bella vista. Sì, davvero una bellissima vista. Scusami. Sono stata una stupida. Ti prego, perdonami. Larry, ho combinato tanti di quei pasticci. Sì, certo, ma è meglio così. Non lo penserai sul serio? Ma certo che lo penso. Larry, ti prego, non lasciarmi andare a Filadelfia, ti scongiuro. Oh, Madonna ha cambiato parere. Si è stancata del matrimonio e lei se ne va, così, hop. Che le importa se fa impazzire suo marito? Quanto lo fa soffrire? Poi si stanca anche del piano e della musica, torna dal marito e dice era solo un capriccio, sai, perciò ti prego, torna indietro. Hai fatto a pezzi una vita e ora vuoi rimettere insieme questi pezzi in un solo pomeriggio. No, non è così facile. Non mi aspettavo che fosse facile. Per dirti quello che penso di te, mi ci vuole altro che un pomeriggio. Magari una cena? Una cena? Non potremo cenare insieme questa sera. Mi dispiace, ho un impegno per cena. Ah, quella ragazza. Sì, quella ragazza, non mi piace il tuo tono. Mi dispiace. Prima provi a distruggere la mia vita e ora vuoi rovinare la domenica a quella ragazza. Sally non va a cena fuori ogni giorno, Sally è una che lavora. Ah, lavora. E che cosa c'è di male? Niente.
non ha mai avuto la papa pronta come te. Non ha tempo per quelle assurde gallerie d'arte, per suonare con un musicista da strapazzo o andare dallo psicanalista. Non ha un marito che paga per i suoi complessi. Sally è davvero una donna fine, molto più fine del tuo signor Sebastian. E non si mette neanche le mie camicie. E lui sì? No, lascia perdere. Qui, in chiesa, hai promesso d'amarmi, di onorarmi e obbedirmi. E qui... qui è quando ci siamo conosciuti. No, in quello non sono venuta bene. Ma eri una cara ragazza. Non ti annoiavo con le mie assicurazioni. Ti interessavi, volevi sapere tutto riguardo a me e al mio lavoro. Volevi aiutarmi. Oh, Larry. E qui? Ricordo le parole che mi stavi dicendo. Adesso vorrei dirtele di nuovo. Mi dai ancora una chance? Per poi dimenticartene? No, Larry, non lo farò più, te lo prometto. È inutile nasconderlo. Io ho sbagliato. Il viaggio di nozze. Oddio. Ti ricordi quell'albero che quasi ci entrava nella camera da letto? E quel vecchio cameriere italiano? Ma non era mica qui. Ma sì. No, guarda che ti sbagli. No, era qui. Hai ragione, eravamo nel portico. La nostra prima colazione. Sì. Oh, Larry, non possiamo cenare insieme? Non stasera. Perché no? Sally. Fammi parlare con lei. No, no, no. Da donna a donna, lo capirai. No, no. Ti prego, Larry. Tu non te lo meriti, ma ora vedo che posso fare. Grazie, caro. Rimani qui, eh? Preparati a una scenata. Sally Higgins. Higgins. È lei? No! Signorina Higgins. Ah, salve, signora Becker. È un gran piacere rivederla. Il signor Becker sarebbe felice di incontrarla, ma è molto occupato, purtroppo. Ah, mi ha incaricato di darle la sua borsetta. Ah, sì, l'ho dimenticata. Sa, sto facendo un lavoro speciale per lui, sono la segretaria. Ah, le segretarie lavorano anche il sabato notte? Sa, io quando posso faccio gli straordinari. Ah, già, capisco. E la pagano bene? Sì, certo. Ah, ci avrei giurato. Arrivederci, signorina. Arrivederla, signora Becker. Guardalo. Che dolce. Niente da fare. Oh. Ah, è molto più serio di quanto pensassi. Quella ragazza si è innamorata di me. Mi adora proprio. È comprensibile. Dice che non può vivere senza di me. E io le credo. E io pure. È normalissimo. Tu sei davvero straordinario. Oh. Sono serio, straordinario. E per la cena? Ma non posso, lo sai. Facciamo dopo cena. E se poi lei si suicida? Oh, no, 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 questo... Allora non insistere. Hai ragione, non c'è speranza. Che peccato, Jill. Avrebbe potuto essere così bello. Eh sì. Non è giusto che tutto sia finito in questo modo. Sì, ma è troppo tardi ormai. Ah, già. Purtroppo è la fine. Addio, Larry, e buona fortuna. Buona fortuna. Ora vado a parlarle di nuovo.
La signora è in casa? Sì, signore. Vada pure. E questo è l'amore. Sai chi è tornato? È Wotan, il dio della guerra, è ritornato. Più piano, per favore. E il singhiozzo non ritornò più.